Sì, sono io, buongiorno. Chiamo dalla sua banca italiana. Volevo informarla che risulta indietro con il pagamento delle rate del mutuo per la proprietà che ha in Puglia. Mi riferisco alla tenuta l'innamorata. Capisco. L'abbiamo sollecitata più volte, ma ora sono scaduti tutti i termini. Che vuol dire questo, mi scusi? Che il suo bene rischia di andare all'asta. Deve coprire il debito o sperare che qualcuno acquisti il bene con l'accollo del mutuo. Ma è possibile che non ci siano altre soluzioni? No, mi dispiace. Era mio dovere avvertirla in tempo, così potrà decidere come agire. Va bene, la ringrazio. Ora vedo quello che c'è da fare e poi mi faccio risentire io. Attendo sue. Buona giornata. Ehi, hey Michael, possiamo sentirci in un altro momento? No, scusami, ma ha appena chiamato la banca dall'Italia. Ok, ok. E quindi, che novità ci sono? Scommetto che il tempo a disposizione è scaduto, vero? Esattamente. E io non so più che cosa fare ormai. Questa crisi ha mandato all'aria tutti i miei piani. Non riesco a tappare i buchi che si sono creati negli ultimi tempi e rischio anche di perdere tutto quello che ho fatto io e mio padre prima di me. Adesso calmati e cerchiamo di ragionare, Michael. Per non parlare di Petrolini, poi. Cioè, lo butterei in mezzo alla strada se gli facessi perdere il lavoro. Se l'innamorata funziona, è grazie alla sua gestione. È iniziata assieme a quella di mio padre. Ed io sono stato capace di mandare all'aria tutto quello che lui mi ha lasciato. Ok, ok, un passo alla volta. Ti ricordi di quella famiglia di inglesi che si sono trasferiti a vivere in Puglia, di cui ti avevo parlato? Ancora loro. Io non voglio vendere, Paolo. Michael, forse non è chiaro. Se non hai denaro per coprire, non c'è altra soluzione. Sempre che loro siano ancora interessati ad investire sul nostro territorio. Senti, facciamo così, se vuoi io posso procurarti un appuntamento, ci provo. Significherebbe venire in Italia adesso. E io cosa racconto allora? Non sa nulla di tutta questa storia, neanche immagina in quale razza di situazione ci siamo cacciati. Ne posso farglielo pesare, dato che sono io che non riesco a darle il figlio che tanto vorrebbe. Forse è proprio questo il problema, Michael. Se tu fossi stato sincero con lei, magari avreste fatto in tempo a cambiare il vostro stile di vita e ora non ti ritroveresti in questa situazione. E poi, la mancanza di un figlio non puoi certo compensarla sperperando denaro. Devi smetterla di sentirti in colpa, Michael. Credo che sia lei, ti chiamo io. Ok, d'accordo, ci sentiamo. Ciao, Michael. Guarda cosa ho comprato. E c'è anche un regalino per te. Un regalino per me con la mia carta di credito. Ma è il pensiero che conta, sciocchino. Tu sei un po' nervoso, forse lavori troppo. Perché ci sono forse altre soluzioni. Amore, scusa. È che tutta questa storia non è facile. Tutta questa storia che i medici continuano a dire che è tutto ok, ma continuiamo a non riuscire ad avere figli, mi fa sentire un fallito. Forse una vacanza ci farebbe bene. Una vacanza? Sì. Ma forse non è il momento. Ma forse hai ragione. Dovremmo andare in Italia. Sì. In Puglia, il posto dove sono nato, me lo chiedi sempre, no? Sì, 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 sì. Michael e Nora, io sono Luba. Piacere di conoscervi. Vi mostro la vostra camera. Prego, sentitevi a casa. Grazie.
benvenuti. Buonasera, è ancora possibile mangiare qualcosa? Certo, accomodatevi. Michael, ma sei tu? Sì, sono io. Visto che sorpresa che ti ho fatto. Sei diventato uguale a tuo padre. Magari gli somigliassi almeno un po'. Ma dai, accomodatevi tu. Leonora. Io sono Petrolini, cioè sarei Mino, ma qui tutti mi chiamano per cognome da sempre. Storico gestore di questo posto e per molti anni socio del papà di Michael. Piacere. Questo ragazzo l'ho visto crescere. Venite, accomodatevi, vi dico cosa c'è da mangiare, così porto la comanda in cucina e noi potremo chiacchierare. Per cominciare vi porterei un po' di antipasti misti terra e mare, accompagnati da puccette, pettole e polpette. Poi come primi piatti potete scegliere tra ciceri e tria, orecchiette alle cime di rape, fave e cicorie o tagliolini al lattice. Se invece preferite un secondo abbiamo i turciniedi, le bombette, i ricci, le cozze, oppure un bel carpaccio di pesce spada fresco fresco. E per finire, i pasticciotti, lo spumone, ma questo forse è meglio che lo decidete alla fine. E direi di sì, dato che già con tutta questa roba mi sento sazio. Allora? Si potrebbe avere del semplice fish and chips? Senta, signorina, mi perdoni, sa? Io ho speso una vita a recuperare tradizioni millenarie, ricette lussuose e sapori contadini. E se questo posto funziona è proprio per questa ragione. Qui quella cosa lì che le ha chiesto non c'è proprio, né mai ci sarà. Petrolini, siamo nelle tue mani, fai tu e farai bene. Abbiamo fatto progressi anche qui. Certo, se ci fosse qualcuno a darmi una mano sarebbe meglio. L'età comincia a farsi sentire, ma finché avrò le forze andrò avanti senza fermarmi. Aspettavo una vacanza diversa. È da quando siamo arrivati che facciamo il tour delle tue proprietà e niente più. Terra, alberi, cibo, la gente dov'è? I locali, i negozi, il mare. Possibile che la Puglia sia solo questo? No,
Ecco perché secondo te tanta gente continua a venire qui ogni anno. Allora. Nora, forse è arrivato il momento di dirti il vero motivo per cui siamo venuti a fare questo viaggio qui, in Puglia. Faccio un giro prima, ci vediamo dopo, ok? Ok. Io che volevo offrirle un panino con i pezzetti di cavallo. È troppo tutto in una volta per lei, lascia stare. Ah, forse hai ragione. Senti, a Petrolini hai detto niente? No, no, non gli ho detto niente perché prima voglio vedere come va la situazione con gli inglesi. Già ci sono io ad essere preoccupato e uno è già troppo. Ah. Meglio così. Sì, okay, forse meglio così. Ok, dai, facciamo due passi. Andiamo, dai. Thank you.
signori, io ho un imprevisto, mi dispiace. Devo andare. Buona serata, arrivederci. Bye. Ciao. Petrolini, possiamo averla al nostro tavolo? Vieni, vieni e fermati ogni tanto, sediti qui con noi. Noi già conoscevamo la storia di questo posto, ma ora capiamo perché si chiama l'innamorata. E lei stasera ci ha fatto veramente innamorare. È tutto così buono qui. E dire che quando siamo arrivati io ho chiesto dei semplici fish and chips. Mio marito dice che voi siete anche molto gentili, cortesi e accoglienti. Ci rivedremo molto presto, davvero. Quando volete, io sono sempre qui. Hello? Michael, sono io, Petrolini. Ehi, ciao, come va? Perché non mi hai detto che avevi messo in vendita l'innamorata? Perché non sapevo ancora come sarebbero andate a finire le cose. Chi te l'ha detto? Paolo? Sì. E ti ha detto soltanto questo? Sì. Ho provato a richiamarlo, ma non mi ha risposto. Sì, avrei dovuto dirtelo io. Ti avrei chiamato domani. Ma... Quindi immagino che sei riuscito a vendere, vero? Sì, a quegli inglesi che sono venuti a cena con noi in Puglia. Sono subentrati con un contratto di accollo del mutuo e non potevo rifiutare. Credimi, ho fatto il possibile. Io ho sempre pagato tutto, la gestione andava bene. Ma che è successo? Che non ho capito niente di tutta questa situazione. Io? Che fine farò? Il problema non sei tu, semmai il problema sono io. Con questa operazione ho cercato di salvare il salvabile. La proprietà non è più mia, certo, ma almeno tu sei salvo. Che vuol dire? Voglio dire che gli inglesi non si sono innamorati soltanto della tenuta, ma anche della sua gestione. Hanno verificato che l'attività fosse in attivo e quindi hanno deciso di lasciare la gestione a te. Continuerai a fare quello che hai fatto fino ad oggi. Grazie, Michael. Mi dispiace solo che a te sia andata così. Però anche se qui non hai più niente, torna quando vuoi. All'innamorata non è mai tardi, lo sai. Ci penserò, promesso. Ora devo andare. Va bene, va bene. Salutami la tua signora. Non mancherò, a presto. Con chi eri? Con Petrolini. Gli ho fatto il punto della situazione. È contento per non aver perso il lavoro, ma un po' dispiaciuto perché ho dovuto vendere l'attività. E tu, come stai? Così... Allora penso di avere qualcosa che ti risolleverà il morale. Cos'è? Un altro dei tuoi regalini fatti con la mia carta di credito? Quella non la uso più da un pezzo, lo sai. Lo so, scherzavo. Allora? Apri. La Puglia ha dato i suoi frutti. Davvero. Soltanto qualche mese fa non riuscivo neanche a vedere la luce. E adesso... E adesso anche noi siamo pronti per ricominciare. Dobbiamo solo decidere se farlo qui o in Italia. Che vuoi dire? Vorrei che il nostro figlio crescesse come quei ragazzini che giocavano in piazza in cui ho fatto le foto. Sembravano così liberi, sicuri, felici. Non avevano bisogno d'altro. E non è forse questo il senso della vita?